Riassetto per il sistema della formazione professionale in Sicilia. Riduzione dei fondi e delle ore di formazione, blocco della lista dei nuovi enti accreditati, stop a nuove assunzioni, formazione più aderente alle esigenze del mercato e maggiori controlli sugli enti accreditati. Queste le linee guida del nuovo piano regionale dell'offerta formativa 2010, il PROF, illustrate a Palermo dall'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Mario Centorrino, che ha annunciato una riforma ispirata a criteri di razionalizzazione e riduzione dei costi. Vogliamo avere un momento di riflessione sugli enti che attualmente agiscono nel settore della formazione e che noi troviamo in numero forse eccessivo rispetto alle necessità di mercato. Quindi bloccare per un attimo l'accesso significa anche poter fare una giusta indagine sui soggetti che sono presenti e distinguere la buona formazione dalla cattiva formazione. Il PROF 2010, che taglia la dotazione finanziaria di 20 milioni di euro rispetto all'anno precedente, da 262 a 242 con una contrazione di 16.000 ore, seguirà principi di razionalizzazione come il blocco dell'accreditamento di nuovi enti di formazione, lo stop del turnover del personale che escluderà ulteriori assunzioni, l'applicazione del principio di territorialità, le modalità del trasferimento dei fondi agli enti ora in tre tranche con un conto unico che racchiuderà i fondi destinati alla gestione e al pagamento degli stipendi del personale, la cancellazione delle ore assegnate in passato e mai utilizzate e la riapertura dell'albo dei revisori dei conti. Questa riapertura dell'albo dei revisori, che finora era stato inattivo, ci dà la possibilità di poter disporre di revisori dei conti che saranno nominati all'interno degli enti. Questo dovrebbe permettere anche nell'interesse, anche e soprattutto negli interessi degli enti, un migliore controllo. Molta attenzione è rivolta inoltre alla selezione dei corsi con uno sbarramento di quelli generalisti e una marcata riduzione, circa il 12% in meno rispetto allo scorso anno, delle figure professionali che non garantiscono sbocchi occupazionali come estetisti e parrucchieri a favore di quelli legati al turismo, l'ambiente, i beni culturali e l'energia. Un altro ambito di riforma riguarderà l'università con l'obiettivo di creare una gestione unica dei 4 atenei siciliani che integri le offerte formative con un unico vademecum che valga in tutta la regione e equipari i corsi e anche il sistema di tassazione. Già da ieri noi abbiamo preso contatto con l'organismo di coordinamento dei rettori delle università siciliane. Vogliamo che queste università divengano veramente dei soggetti di sviluppo. Vogliamo soprattutto che queste università integrino la loro offerta formativa, creino una rete, si possa parlare non più di tante università siciliane ma di un sistema universitario Sicilia. Infine l'assessore ha promesso una ricognizione dell'edilizia scolastica iniziata già nei giorni scorsi con la visita in una scuola di Lampedusa e che consenta di costruire una fotografia dei bisogni reali nell'isola.